Vanno quelli della seconda d'Agnano. Premium in turno, condizionata per 5-6 anni sulla distanza di 2100 metri in salchi, gentleman non vincitori, 40 affermazioni in carriera. Al via emerge Derek Kido nei confronti di Disis del Circeo e Siddi Francis, si sistemano nell'ordine. Per linee esterne troviamo il numero 5 di U-Drop. Ha sbagliato Dream of Derby Park e poi insegue. Ha sbagliato Domino degli Dei, che invece finisce squalificato. Derek Kido ha già ridotto il ritmo dopo lo strappo iniziale. Non è partito il mio cronometro, ma si sta andando veramente piano, corsa praticamente ridotta a 1600 metri, li andiamo a cronometrare. Dewdrop si è adeguata ai lati di Derek Kido, seconda posizione alla corda per Disis del Circeo, si piega tanto Danubio Mel che fatica a manovrare per venire terza ruota, poi riesce nel suo intento e punta in avanti, c'è però l'intromissione, come è giusto che sia, di Dewdrop. Fatica Giuseppe Coppola a tenere dritto il suo allievo che appoggia molto all'interno. In seconda pariglia invece si è sistemato il numero 10, Cabiria Chaos. Quarto intermedio in 31.7, continua in terza ruota Danubio Mella, è rientrato in gruppo Dream of Derby Par. 14 secchi l'ultima frazione. Tabellone mi dice primo giro in 1.16.1. Derek Kido affiancato da Dewdrop e seguito da Disis del Circeo. Poi Cabiria Chaos, Siddi Francis, via via gli altri. Curva in 15, quindi un quarto intermedio in 29 spiccioli, si allungano Derek Kido e Dewdrop a 600 dalla conclusione, ancora un 14.8, Derek Kido ha respinto il primo tentativo di Dewdrop, Disis del Circeo lungo i paletti davanti a Siddi Francis e Cabiria Chaos, altezza del miglio. Dewdrop ritorna sul battistrada, Derek Kido lo coglie in crisi dalle retrovie, l'errore Cabiria Chaos muove Demetra MC, sta passando Dewdrop dopo percorso oneroso, Dewdrop in vantaggio inseguito da Disis del Circeo e Siddi Francis, Dewdrop e Vincenzo Bisogno vicini alla meta, Dewdrop va a vincere nei confronti di Siddi Francis che nei metri conclusivi ha la meglio su Disis del Circeo. Dewdrop, Siddi Francis, Disis del Circeo, 5-1-3 e questo è l'arrivo probabile ed ufficioso, anche se la giuria interviene per visionare il filmato della corsa, per cui è tutto sub iudice. Io 2 minuti e 5 decimi per il miglio conclusivo, media che dovrebbe essere poco al di sopra dell'1.15 per chi passa per primo il traguardo, vale a dire Dewdrop, una saura da Oro Puro Barre e Lacrima Cristi di cui Vincenzo Bisogno è anche proprietario per il training di sabato di Vincenzo.